Un saluto a tutti, bentornati al canale Elettrica PLC. Nel video precedente abbiamo visto l'installazione completa del kit modello Super Speedy dell'azienda Yo. Oggi, come anticipato, vediamo tutte le fasi per il primo apprendimento della corsa, vediamo nei dettagli tutti i parametri della programmazione fino al test finale di funzionamento ed eventuali prove. Come prima cosa prendiamo il manuale di installazione che ci viene fornito dall'azienda e andiamo sulla pagina dedicata alla prima accensione. Ora andiamo sul quadro elettrico e diamo alimentazione al cancello scorrevole. Abbiamo visto in diretta l'avvio della centralina, vediamo di conoscere meglio nei dettagli le sigle riportate sul display. Vediamo a colpo d'occhio su ogni sigla viene riportato un valore numerico, 0 fa riferimento all'ingresso disattivato, mentre il valore 1 fa riferimento all'ingresso attivato. Iniziamo dalla sigla MSO, questo fa riferimento al fine corsa in apertura. Di fianco troviamo la scritta MSC, questo fa riferimento al fine corsa in chiusura. Continuando troviamo la sigla CLO, questo fa riferimento al comando di chiusura che possiamo collegare sul MOSFET FCE. Sulla mosetta blu. Di fianco troviamo la sigla OPPE, questo fa riferimento al comando di apertura da collegare sempre sul morsetto ABR presente sulla mosetta blu. Continuando troviamo la sigla BPT, questo fa riferimento al comando passo passo. Abbiamo collegato il pulsante sul morsetto BOT, ogni volta che diamo un input al pulsante vediamo che BPT dal valore di 0 passerà al valore 1. Troviamo poi la sigla PC, questo fa riferimento all'intervento delle fotocellule in fase di chiusura. Di fianco troviamo PO, questo invece fa riferimento all'intervento delle fotocellule in apertura. Continuando di fianco troviamo la sigla RF, questo fa riferimento a un input del pulsante ricevuto dal radiocomando. Per terminare, sulla parte bassa troviamo ECA che fa riferimento all'encoder A e ECB che fa riferimento all'encoder B. Vediamo che il valore risulta 1, lo possiamo anche confermare dai due LED qua sotto che sono accesi. Detto questo, ora vediamo passo passo tutte le indicazioni che ci vengono fornite da manuale per il primo apprendimento. Come viene riportato nel manuale, prima di effettuare l'apprendimento della corsa, abbiamo due verifiche importanti da rispettare. La prima è quella di confermare la giusta direzione in fase di apertura del nostro cancello, la seconda invece è quella di verificare lo stato di funzionamento del fine corsa in apertura e del fine corsa in chiusura. Per fare questo, posizioniamo manualmente l'antascorrevole a metà corsa del cancello in modo da avere tutto il tempo per intervenire se la direzione risultasse il contrario. Quindi andiamo sulla centrale di comando e premiamo il tasto più. La prima manovra in apertura risulta in senso antiorario. Ora, se la direzione è corretta, lo facciamo arrivare fino a fine corsa. In caso contrario, stacchiamo immediatamente la corrente prima che il cancello arrivi sul fine corsa. Diamo nuovamente alimentazione e continuiamo con le verifiche. Verificata la prima manovra in apertura, ora passiamo alla verifica di fine corsa. Ora quello che dobbiamo fare è prendiamo nuovamente la chiave per ispezionare il motore e facciamo scorrere a mano il cancello scorrevole fino al fine corsa di apertura. Nel mio caso l'apertura risulta in senso antiorario, quindi il fine corsa di apertura risulta in questo lato. Spingiamo manualmente l'antascorrevole fino a che il magnete non arriva sul fine corsa. Arrivato sul fine corsa, vediamo il LED verde accendersi che fa riferimento al fine corsa di apertura. Anche sul display vediamo MSO che dal valore 0 passa al valore 1. Ora verifichiamo il fine corsa di chiusura, spingiamo manualmente l'antascorrevole fino alla chiusura totale. Il fine corsa si avvicina sul magnete, vediamo il LED rosso che si accende che fa riferimento al fine corsa di chiusura. Anche sul display vediamo che il valore di MSC passa a 1. Verificata la prima manovra di apertura e il funzionamento di fine corsa, siamo pronti per l'apprendimento della corsa. Se invece alla prima manovra la direzione dovesse risultare il contrario, abbiamo la necessità di modificare qualche collegamento. Ve lo faccio vedere in modo da capire come ci dobbiamo comportare se la prima manovra di apertura ci serve o verso sinistra o verso destra. Come prima cosa è importante staccare la corrente. Se invece abbiamo iniziato con l'apprendimento della corsa, poi ci siamo resi conto che la prima manovra di apertura risulta al contrario. Prima di staccare la corrente dobbiamo fare un reset totale della centralina.
in modo da riportarlo ai parametri di fabbrica. Per riportare tutto ai parametri di fabbrica è sufficiente premere contemporaneamente il tasto più e il tasto meno sulla centrale di comando. Una volta premuti vediamo che parte un conteggio da 2 secondi a 0. Una volta arrivati a 0 avremo il primo reset dei parametri base. Non lasciamo mai il tasto più e il tasto meno, continuiamo a tenerli premuti. In questo caso partirà un nuovo conteggio fino ad arrivare allo 0 per riportare tutto ai parametri di fabbrica. Una volta che ci compare la scritta OK, possiamo lasciare i tasti. Da questo momento abbiamo riportato tutto ai parametri di fabbrica. Ora possiamo staccare la corrente e intervenire sul collegamento dei fili. Per invertire il senso di marcia è sufficiente invertire due fili sulla morsettiera del motore. Non importa quali, io in questo caso inverto il filo centrale con il primo morsetto più vicino ai pulsanti. Stringiamo bene queste viti, facciamo delle prove e tiriamo fuori con forza i fili in modo da essere sicuri che siano ben stretti. Invertiti due fili abbiamo fisicamente ottenuto l'inversione di marcia del motore, quindi fine corsa che prima su questo lato mi risultava aperto, ora mi occorre chiuso. Per fare questo è sufficiente invertire il connettore sui pin del fine corsa. Ve lo mostro meglio da questa prospettiva, togliamo il connettore che attualmente risulta connesso tra il pin F, C e A, lo rimuoviamo, lo ruotiamo di 180 gradi e lo rinfiliamo sugli stessi pin. Modificati questi collegamenti possiamo dare nuovamente alimentazione al motore elettrico. Prima di premere il tasto più per l'apprendimento della corsa, una volta che abbiamo effettuato il reset totale, abbiamo la necessità di cambiare due parametri sulla scheda di comando. Vediamo sul display che PC e P0 si trovano sul valore 1, quindi abbiamo le fotocellule in apertura e in chiusura sempre attive. Questo succede una volta che passiamo per i parametri di fabbrica. Quindi prima di effettuare l'apprendimento prendiamo il manuale in mano, ci richiamo sulla tabella dei valori indispensabili al corretto funzionamento e chiudiamo il contatto normalmente chiuso della fotocellula in apertura e della fotocellula in chiusura. Per fare questo premiamo il tasto F sulla centralina fino ad arrivare alla sigla Close Photo AES, quindi fotocellula in chiusura. Ci troviamo ora sulla giusta riga, vediamo che il contatto risulta normalmente aperto, premiamo il tasto meno, ci spostiamo ora sul normalmente chiuso e confermiamo con il tasto F. Siamo ora su Open Photo AES, anche qui troviamo normalmente aperto, continuiamo a impostare il contatto normalmente chiuso e andiamo sul pulsante F. Ora usciamo dal menu premendo il tasto F fino alla schermata iniziale. Arrivati sulla pagina iniziale vediamo questa volta PC e PO che sono sul valore 0, quindi siamo pronti per l'apprendimento della corsa. Ripetete inizialmente anche la procedura per verificare il funzionamento di fine corsa. Ora per l'apprendimento della corsa premiamo il tasto più. Vediamo che questa volta l'apertura risulta in senso orario, quindi il cancello si sta totalmente aprendo fino ad arrivare al fine corsa di apertura. Si illumina il LED verde, in automatico si richiude il cancello. Ora dalla parte opposta vediamo che il fine corsa si avvicina fino a impegnare il fine corsa. Volendo in questo caso tutto funzionerà anche senza la presenza dei magneti, l'encoder ha memorizzato la corsa in apertura e la corsa in chiusura. Ovviamente questo era a titolo informativo, ma per sicurezza lasciamoli sempre sulla cremagliera. Quindi riepilogando, il cancello è andato totalmente in apertura, ha letto il magnete, in automatico è andato nuovamente in chiusura. Ha letto il magnete di chiusura, ora l'apprendimento è terminato ed è pronto al funzionamento. Io che ho installato il pulsante vado a dare un input per il comando di apertura. Vediamo che il cancello si apre, parte inizialmente lento, accelera, rallenta e arriva al fine corsa. Attualmente non ho impostato un tempo di pausa, quindi per la chiusura premo nuovamente il pulsante.
vediamo come accelera molto velocemente, poi decelera. Io in questo caso ho memorizzato una corsa molto breve per questa simulazione, quindi non riusciamo a percepire al 100% la sua velocità. Collegando il pulsante sul morsetto bot ottengo quindi il comando passo passo. Al primo input apro il cancello, dando subito un secondo input passo sullo stop, dando un terzo input chiudo nuovamente il cancello. Questo quindi risulta molto comodo, in modo da fermare l'antascorrevole nella posizione interessata. Ora ho già programmato il telecomando, è sufficiente premere il pulsante sulla parte alta per dare un input all'automatismo. Vediamo che RF passa 1, quindi riconosce un input sul telecomando. Ora facciamo un test anche sulle fotocellule, do un comando di chiusura. Il cancello si sta chiudendo, passando in mezzo alle fotocellule, si blocca per un attimo l'automazione e va nuovamente in apertura. Prendiamo nuovamente il manuale in mano, passiamo alla programmazione e vediamo tutti i singoli parametri. Per entrare nel menu programmazione e scoprire tutte le funzioni, tutto questo lo facciamo premendo il tasto F. La prima funzione che troviamo nel menu è la programmazione del telecomando. In questo caso il primo tasto è già stato configurato. Premendo vediamo che ho un riscontro sul display. Vediamo anche il LED blu che si accende fisso. Questo ci identifica che il tasto è stato programmato. Premendo invece sul secondo tasto vediamo che il display si accorge che sto premendo il pulsante. Il LED blu continua a lampeggiare. Per memorizzarlo è sufficiente premere il secondo tasto. Premiamo contemporaneamente il tasto più. Vediamo il LED blu si accende fisso, ora il tasto è stato programmato. Andiamo avanti con il tasto F. Sulla voce Auto Close Timer è possibile impostare un tempo di pausa per una richiusura automatica. Prima vi ho accennato che non c'era un tempo di pausa impostato, infatti vediamo la scritta OFF. Per aumentare il valore premiamo sempre sul tasto più, per diminuire premiamo sempre sul tasto meno. In questo caso per questa simulazione imposto 3 secondi. Confermiamo con il tasto F e andiamo alla voce successiva. In questa voce regoliamo lo spazio di rallentamento in chiusura. Questo vuol dire che quando l'antascorrevole sta per terminare la corsa in chiusura, poco prima inizierà a rallentare fino all'arrivo del fine corsa. Più è alto questo valore, più lo spazio di rallentamento sarà maggiore. Mentre la voce Opening Ramp è l'esatto contrario di quello precedente. Prima abbiamo parlato in fase di chiusura, questo invece è in fase di apertura. La voce Opening Speed fa riferimento alla velocità di apertura durante il movimento normale. Più è alto il valore, più sarà veloce il movimento dell'anta. Continuando troviamo la voce Cruising Speed, questo è identico alla voce precedente, ma in questo caso parliamo di velocità in fase di chiusura. Vi ricordo che queste due velocità sono regolabili da un valore di 10 minimo a un valore di 200 massimo solo durante il movimento normale. Questa è la rampa di velocità in apertura, quindi vuol dire che in fase di apertura l'antascorrevole da velocità normale dovrà passare a quella in rallentamento. In questa fase ci sarà una rampa di velocità. Più è alto questo valore, più sarà veloce lo scambio tra normale e rallentamento. Mentre questa voce fa riferimento alla voce precedente, ma in questo caso sul rallentamento in chiusura. Questa voce ci identifica la velocità del motore durante la fase di apprendimento, infatti si consiglia di non modificare questo parametro in quanto l'apprendimento lo effettuiamo solamente una volta. Andando avanti troviamo la forza di spinta del motore, vediamo che già di default è impostata al 100%, questo parametro è strettamente legato anche al sistema di antischiacciamento e rilevazione ostacolo. Più la forza è bassa, maggiore sarà la sensibilità di riconoscimento ostacoli durante la corsa. Questo parametro vi consiglio di tenerlo leggermente più basso, in modo che se dovesse colpire una persona o un oggetto, il rischio che si possa far male è molto inferiore. Tutti questi parametri vi consiglio di testarli fisicamente nell'automatismo del cancello in modo da adeguarlo alle giuste condizioni di movimento.
Questa è la percentuale di forza che troviamo durante la fase di rallentamento. Anche in questo caso vi consiglio di tenerla abbastanza bassa, in modo che all'ultimo, se dovesse trovare un ostacolo, il cancello sente una forza, un attrito, quindi per sicurezza inverte leggermente il senso di marcia e si ferma. Questo invece riguarda l'uscita del lampeggiante LG. Se dovessimo lasciare a zero questo valore, il tempo di funzionamento del lampeggiante sarà in fase di apertura, pausa e chiusura. Se invece dovessimo aumentare questo parametro, oltre che lampeggiare per tutto il tempo di manovra dell'antascorrevole, vedremo che continua il suo lampeggio fino al valore impostato. Stando sempre su questa pagina, abbiamo la possibilità di impostare un prelampeggio prima dell'avviamento del motore. Quindi premiamo il tasto meno, entriamo nella funzione Opening Delay. Ci troviamo ora nella voce di prelampeggio, imposto in questo caso 2 secondi, e do la conferma premendo il tasto F. Ora premendo il tasto sul telecomando o il pulsante per un comando di apertura, vedremo il lampeggiante che si attiva per 2 secondi, dopodiché si attiva l'automatismo. Questo è utile per informare o avvisare che il cancello sta per entrare in movimento. Ci troviamo nella voce Photo Follower, di default impostato su off, quindi non ha nessuna funzione. Se dovessimo impostare un tempo a questa funzione, in caso le fotocellule vengano oscurate, al disimpegno delle fotocellule si determina la chiusura del cancello per il tempo impostato. La voce Opening Stop di default risulta abilitata. Questa funzione disabilita tutte le funzioni di comando durante l'apertura. Quindi, se disabilitata nello stato cancello chiuso, riusciamo a dare un input di apertura all'antascorrevole, dopodiché l'antascorrevole completerà la sua corsa in apertura. Questa è una voce che risulta non utilizzata. Starting Speed è il parametro che ci imposta la velocità di partenza: più il valore è alto, più il motore partirà velocemente. Su questa voce, in riferimento alla funzione precedente, velocità di partenza, abbiamo la possibilità di regolare lo spazio per quanto veloce deve essere la partenza. Impostando il valore 1, che è quello minimo, la velocità partirà al massimo. Impostando invece il valore 30, che è il valore massimo di spazio, la velocità di partenza sarà regolata in questo spazio di 30. Andando avanti arriviamo ai valori indispensabili al corretto funzionamento. Troviamo 9 voci che non dobbiamo mai toccare, anzi ci dobbiamo assicurare che questi 9 parametri siano ben configurati come da manuale. Proprio su questa pagina, come abbiamo visto in precedenza, abbiamo la possibilità di cambiare il contatto da normalmente aperto a normalmente chiuso delle fotocellule in apertura e in chiusura. Principalmente questi parametri vengono già impostati correttamente dalla fabbrica, noi dobbiamo verificare solamente i contatti normalmente chiusi delle fotocellule, questo in caso dovessimo fare un reset di fabbrica. Superate le 9 voci dei parametri che non dobbiamo mai toccare, arriviamo alla voce per impostare una percentuale di quanto vogliamo che si apra il cancello scorrevole su un comando pedonale. Su questa voce possiamo determinare quale pulsante aprirà il cancello in modalità pedonale. Attualmente è impostato su off, andiamo su più. Ora possiamo confermare se usare il tasto 1 sul telecomando o il tasto 2. Premiamo F e andiamo avanti. Su quest'altra voce abbiamo invece la possibilità di impostare fisicamente un pulsante da collegare sulla morsettiera blu. In questo caso possiamo usare anche il morsetto ABR in quanto è disponibile, quindi lo dedichiamo solamente al comando pedonale. Andando avanti troviamo la voce bot sull'apertura. In questo caso io che ho collegato il pulsante sul morsetto bot, anziché farlo funzionare come comando passo passo, abilitando questa funzione stabilisco che quel morsetto funziona solamente per l'apertura. In questo caso preferisco il comando passo passo, quindi lo lascio su off. La voce barrier non è utilizzata, quindi la lasciamo su off. Per terminare troviamo la voce language, che sono inglese, spagnolo, francese e portoghese. Andando avanti con il tasto F, torniamo al menu principale. Voglio anche dirvi che premendo velocemente 2 volte il tasto F, torniamo indietro di una funzione. Per andare avanti facciamo sempre una piccola pausa col tasto F e proseguiamo.
Voglio in questa simulazione impostare il parametro di forza a una percentuale molto bassa in modo da farvi vedere che riesco a fermare tranquillamente il pignone solamente con la mano. L'ho impostato al 20%, che è anche l'impostazione minima. Siamo pronti per il test di funzionamento in base ai parametri impostati. Premo sul telecomando per un'apertura totale. Vediamo che il prelampeggio parte per 2 secondi, dopodiché partirà il motore. Arriva a fine corsa, passano 3 secondi di pausa e si richiude il cancello scorrevole. Vedete che le velocità sono leggermente cambiate, ovviamente più riduciamo la forza, in automatico rallenta anche la velocità normale. Ora premo il tasto 2 sul telecomando e provo il passaggio pedonale. Vediamo sempre il prelampeggio, fa una piccola manovra e subito passa in chiusura. Voglio anche farvi vedere come mettendo al minimo la forza riesco con la mano a bloccare il pignone. Vedete che non sto neppure mettendo tanta forza, ovviamente questa è una prova che non dovrei fare con la mano sul pignone, ma volevo proprio farvi vedere come si blocca facilmente il motore. Vediamo che il lampeggiante continua a essere funzionante, questo perché si trova in uno stato di stop. Quindi ho simulato che il cancello mi è venuto a sbattere in automatico, ora voi non l'avete visto, ma ha invertito il senso di marcia e si è bloccato. Quindi il lampeggiante ora resterà attivo finché non completa la sua manovra. Premo il tasto sul telecomando e completo il suo ciclo. Facciamo anche una prova sulle fotocedule, do un nuovo comando di apertura. Viene anticipato l'avvio del prelampeggio, parte in apertura. Ora che va in fase di chiusura, posiziono la mano sulla fotocedula, immediatamente si ferma e ritorna in fase di apertura. Dopo il tempo di pausa conclude la sua corsa in fase di chiusura. Voglio farvi vedere ancora una funzione che non vi ho fatto vedere in precedenza, che è quella di resettare i pulsanti programmati sul telecomando. Una volta arrivati sulla voce per la configurazione del radiocomando, premiamo contemporaneamente il tasto più e il tasto meno. Partirà un tempo di 10 secondi, aspettiamo che questo tempo si fermi a zero, dopodiché lasciamo i pulsanti. Vediamo memoria full, possiamo rilasciare i pulsanti. Vediamo che il valore torna a zero, quindi in questo momento i pulsanti non sono più configurati. Per memorizzarlo, vi ricordo, teniamo il pulsante premuto sul radiocomando, riconosce il segnale. Ora contemporaneamente premiamo il tasto più sulla centrale di comando. Vediamo ora il valore, si ferma 1, per un attimo abbiamo visto la luce fissa blu, questo ci conferma che il pulsante è stato memorizzato. Bene, direi che questo video tutorial può terminare così, spero tanto sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo, per chi fosse interessato all'acquisto, in descrizione lascio il link di collegamento al modello Super Speedy, inoltre trovate anche un codice per un ulteriore sconto che potete usare non solo per l'acquisto del kit Super Speedy, ma per tutti i prodotti e ricambi presenti sul sito Gate. Ancora grazie all'azienda Yo per questa collaborazione. Come sempre, un bel mi piace se questo video è stato di vostro interesse. Lasciate dei commenti se avete bisogno di maggiori informazioni inerenti a questa installazione. Avrò poi modo di installare fisicamente questa automazione. Vedremo quindi meglio nei dettagli tutte le funzioni di movimento e di sicurezza. Iscrivetevi al canale in modo da stare sempre aggiornati all'uscita dei prossimi video. Un saluto, a presto da Stefano, Elettrica PLC.